Diamo il nostro benvenuto al segretario generale del Partito Meridionalista, nonché agli altri rappresentanti qui presenti a Taranto nel comitato di Taranto Senza Ilva. Io conosco Lidino da oltre 20 anni, 25 anni, e conosco bene il suo impegno, il suo amore per il Meridione, le sue battaglie libere contro corrente, contro vento, contro sistema. Sono degli elementi, delle caratteristiche che mi uniscono a lui, alle battaglie di questo Partito Meridionalista. Questa mattina c'è stata appunto un'assemblea tra appunto i vari rappresentanti del Partito Meridionalista, quindi io cedo subito il microfono. Salve a tutti. Salve a tutti, noi siamo qui ovviamente perché siamo in una città della nostra terra, una delle città più bistrattate dal sistema Italia. Ci riferiamo esattamente in questo caso all'ex Ilva, all'acciaieria che è dichiarata azienda di interesse nazionale. Sarà pure un interesse nazionale, però fatto sta che questa città ha pagato troppo in termini soprattutto di vite umane e di salute dei propri abitanti. Bene, noi siamo qui perché intendiamo dare man forte all'azione politica di Luigi Abate in quanto candidato sindaco. Siamo veramente convinti di fare questo passo a favore di Luigi Abate e quindi della città di Taranto. Lo dobbiamo fare per tanti motivi, ma quello principale è che siamo altresì pienamente convinti che da questa città può nascere la rinascita, può esserci la rinascita dell'intero Sud. Taranto può diventare un emblema di riscatto di tutto il Sud. E quindi in questo senso noi ci stiamo muovendo, ci siamo riuniti qui, siamo voluti venire qui a Taranto a tenere la nostra riunione organizzativa, anche per la verità pre-congressuale, perché terremo il congresso a Bari il 30 aprile, ma siamo qui non per manifestare solo una solidarietà, ma tutt'altro, per scendere in campo a fianco di Luigi Abate. Io ringrazio. È la mia soddisfazione, perché avere un simbolo che nomina il nostro Sud, il nostro Meridione, mi inorgoglisce e ci inorgoglisce. Orgogliosi di essere terroni. Una realtà, quella del Sud, che è stata finora schiacciata, che è stata sacrificata sull'altare dei finti interessi nazionali, e la vicenda di Taranto, la produzione assassina di acciaio che va a schiacciare, a calpestare appunto il diritto sacrosanto alla salute. E dicevi bene, Lidino, una battaglia, quella di Taranto, che non è un punto di arrivo ma soltanto un punto di partenza. La nostra vittoria a Taranto deve essere, come dire, l'avamposto, deve essere il punto di partenza di una battaglia politica di liberazione del nostro Meridione, del nostro Sud. Alzare la voce, far sentire l'urlo di un popolo che finora è stato schiacciato, è stato vessato e vuole riscoprire la sua libertà, la sua identità, un popolo che pretende il rispetto. Certamente all'interno delle forze politiche antisistema che mi sostengono, il Partito Meridionalista rappresenta certamente una perla, una punta di diamante, un motivo di orgoglio, perché Taranto è Sud e è Taranto. Quindi sarà una battaglia dura, molto dura, però dalla nostra parte, e lo sperimento, lo noto giorno per giorno, noi abbiamo il popolo, abbiamo la gente, abbiamo il Sud, abbiamo quelle persone che sono state finora schiacciate. Io in 21 anni di attività giornalistica ho sempre dato voce a chi non ha voce. Bene, con il Partito Meridionalista voglio farlo anche da sindaco. Grazie a tutti.
la scommessa quindi è molto ampia, è molto ampia, è una scommessa che deve assolutamente vederci vittoriosi. Una cosa che sottolineo è questa: chi ci vede, chi ci ascolta, deve sapere che dall'Unità d'Italia ad oggi, 161 anni, il Sud non ha mai fatto una propria proposta politica, mai. Non c'è mai stata una forza politica che abbia rappresentato gli interessi di questa terra. Ci sono stati grandi pensatori nel passato, nel Novecento in particolare, però materialmente noi abbiamo assistito alla nascita di anche di nuove forze politiche. Mi riferisco ad esempio alla Lega, un tempo Lega Lombarda, poi Lega Nord, oggi Lega, che un tempo ci sputava sopra questi territori e alla sua gente, oggi invece fa credere di voler ergersi a paladini dei nostri interessi. Abbiamo avuto anche il Movimento 5 Stelle, ma ricordo a tutti che il Movimento 5 Stelle è nato da un genovese e comunque tutti i promotori di queste nuove forze politiche, relativamente nuove ovviamente, sono tutti del nord, tutti del nord. Come a dire che il sud non è in grado di avere uomini politici che possono condurre un'azione e una partita vincente con una proposta politica valida per il sud e che possa anche riflettersi in maniera positiva nelle aree del nord. Quindi la scommessa è questa, riuscire a ottenere una Taranto senza Ilva significa che, come più volte ha detto Luigi Abate nei suoi interventi, che altre città vivono senza l'Ilva e vivono bene di turismo, di agricoltura, di allevamento, di pesca, mica sono fallite. Non si può pensare che Taranto possa vivere solo con l'Ilva. Non è così nei fatti. Non mi si dica che Matera ha l'Ilva, voglio dire. Oggi Matera è una città in pieno riscatto, ma che ovviamente è un'isola nel deserto, in un deserto lucano, trivellato, tutto inquinato, eccetera. Però di tutte queste questo inquinamento che comunque avrebbe dovuto portare ricchezza a quel territorio, non si vede l'ombra, non si riesce a capire. E comunque questo è fare politica e cercare di dire: se noi abbiamo le nostre ricchezze come ce le abbiamo, non mi si dica che Taranto è una città senza ricchezze. Per carità di Dio, solamente la bellezza di questa città pagherebbe, la grande cultura di questa città pagherebbe, e pagherebbe bene in termini non solo economici ma occupazionali. Bene, solamente con queste cose Taranto diventerebbe il fiore all'occhiello dell'Italia intera e quindi di tutto il sud, e quindi un riferimento preciso per tutto il mondo. Quindi abbiamo da meridionali, cosiddetti meridionali, perché ci hanno relegato a questa figura secondaria, soccombente, no? Abbiamo da meridionali questa possibilità che ci viene data dalla vostra città, dalla città di Taranto, ci viene data da Luigi Abate, motivo per cui abbiamo il sacrosanto dovere tutti insieme, tutto il sud, affiancarsi alla vostra azione politica, e lo facciamo al di là di ogni qualsiasi risultato. Noi non abbiamo paura di risultati, abbiamo invece la voglia e il piacere di parlare con questo elettorato per ricevere consensi che non sono finalizzati alle poltrone, ma soltanto a una vera lotta politica per Taranto e per tutto il sud. Parole che mi inorgogliscono. Lo dicevo poc'anzi, è una battaglia dura, una battaglia contro i potentati economici. Noi siamo abituati a lavorare e a guadagnarci il pane con il sudore della fronte. Ho fatto un numero certamente minimo di manifesti perché ritengo che la mia storia non si
e non sia, non abbia bisogno di essere rappresentata in un manifesto, non abbia bisogno di essere rappresentata in uno slogan. Ci sono 21 anni di battaglie giornalistiche a difesa della mia e della nostra Taranto. Dicevo, non sarà una battaglia semplice, tutt'altro, ma quanta gente potrà essere convinta con la 20 euro, con la busta della spesa, col pagamento della bolletta, con la promessa di sistemare il figlio, che poi magari fosse così, perché quando uno fa 60.000, 50.000, 60.000, 70.000 promesse di sistemare i figli e i posti in certi concorsi sono di 100, beh, mi sembra un po' difficile che si possano sistemare 60.000 persone quando i posti appunto sono ben inferiori. Il cittadino lo deve capire quel cittadino che in perfetta buona fede ha creduto nelle, in tante favole, ha creduto nelle favole dei 5 Stelle, lo ha fatto in perfetta buona fede perché voleva svoltare. Ma io dico che nella vita bisogna considerare il vissuto di ciascuno di noi, bisogna considerare quello che si è fatto in tanti anni, perché venire qui stamattina e dire da parte mia votatevi, o da parte di Dindino venire qui e dire siamo orgogliosi, vogliamo batterci per il meridione, non avrebbe nessun significato, non avrebbe nessun senso, sarebbe un atto di ipocrisia, virgola, se non vi fosse una storia, dei precedenti ultra decennali. Sarebbe stato molto semplice per me o per Lindino svegliarsi questa mattina, un paio di mesi fa, un anno fa, due anni fa, e dire vogliamo una nuova Taranto, vogliamo un sud diverso. Lo dicono tutti. Guardate i programmi tra di loro sono più o meno uguali. Tutti parlano di contemperare ambiente e salute, ambiente e lavoro, salute e lavoro. Mica possono dire ai tarantini dobbiamo produrre, mi deve venire il cancro. No, si dice ovviamente dobbiamo contemperare. Proprio stamattina la stessa cosa mi ha detto il sottosegretario Costa, la stessa cosa ha detto il leader del partito Noi Europa, dove del genere, di l'onorevole Lupi. Quindi a un certo punto, voglio dire, c'è l'elemento discriminante, l'elemento, il quid che fa la differenza, è la storia di ognuno di noi. Io valuto le persone per quello che sono, per quello che sono state, non per quello che dicono di essere. Allora io da 21 anni faccio battaglie per il territorio, ho iniziato il mio primo assalto, come ora li definiscono, sì, sono un assaltatore per la libertà, un assaltatore per liberare Taranto, un assaltatore per liberare il mezzogiorno d'Italia. Questi assalti io li ho fatti, e parla internet, parlano i video che sono pubblicati, il primo risale al 1 febbraio 2001, io non penso che nel 2001, oggi siamo nel 2022, 21 anni fa potevo pensare quello che avrei fatto 21 anni dopo, immaginate se ognuno di noi dicesse tra 21 anni io farò questo, io non so neanche se campo fino a domani mattina, quindi figuriamoci se posso sapere cosa accade tra 21 anni. E idem dicasi per Lindino, io ricordo le sue battaglie, ricordo Lindino, ero studente universitario, tu sei venuto anche a casa mia a Bari, correva l'anno 1992-93, io abitavo vicino a Via Lattanzio, vicino al cinema Odeon, e parliamo della notte dei tempi, 93, 2003, 2013, 2022, sono 29 anni, e 29 anni fa Lindino battagliava per il mezzogiorno. Sono trascorsi 29 anni, a me ne sono trascorsi 21, io penso, e concludo, che la storia sia la più grande garanzia e il più grande biglietto da visita con il quale ci presentiamo dinanzi all'elettorato. Non abbiamo bisogno dei 6x3, i nostri 6x3 sono la nostra storia.